Buonasera, sono di nuovo sempre io, Francesco, con accanto il nostro Salvatore Paladino. E allora, questa sera parleremo di... ci riallacciamo ad un video postato precedentemente. Parliamo di... nuovamente di Sai Baba e di un argomento abbastanza complesso, direi. Perché in uno dei suoi tanti, chiamiamoli così, lezioni spirituali di Sai Baba, lui asseriva che sapeva esattamente chi era in quel contesto spazio-tempo, chi è stato in una sua vita precedente e asseriva di conoscere esattamente chi sarebbe stato nell'altra sua vita. Quindi lui parla di reincarnazione. Ora, secondo te, la reincarnazione è una cosa possibile? No, non esiste. Non esiste. A questo punto tu mi potresti dire che contrasta con quello che dice Sai Baba. Se sarei un ignorante ti direi di sì. Perché, allora, perché tecnicamente Sai Baba parlava di, parlava di resurrezione, non di reincarnazione. La reincarnazione è un'altra cosa, a mio dire, può anche darsi che io mi sbagli. No, no. E infatti io voglio chiarire, andando un po' indietro nel tempo, dopo che sono ritornato da tutta parte, quando lui mi ha chiamato prima, e in seguito l'ho sognato altre due volte. Cioè una volta mi portò indietro nel tempo e mi fece vedere qualcosa di grandioso, nel senso, lo spiego per com'era il mio sogno, brevissimo. Andando indietro nel tempo io andavo alla ricerca di Sai Baba, dove era, dove non era. Mi sono trovato in una dimensione spazio-tempo, cioè era nella mia stessa città, nel mio corso Gramsci, ma non era più corso Gramsci, era un corso molto più ampio e mi trovavo in India. E stavo andando insieme ad un amico verso chissà cosa, cercando di trovare qualcuno che mi indicasse dove era alloggiato Sai Baba. E c'era in tutto questo spazio immenso di questo viale lunghissimo soltanto un vecchietto con una barba un po' rigicciolito, con un caschetto così, la barba lunga, i capelli bianchi, insomma, che era messo così fermo, chissà che cosa guardava. Mi sono avvicinato a lui e gli ho chiesto: mi perdoni, per andare da Sai Baba cosa devo fare? Questo mi guardava e mi sorrideva come se mi sfottesse. Siccome io sono, diciamo così, un cultore dei film western, mi sembrava il vecchietto della pipa dei famosi film western. E mi stavo mettendo a ridere, poi mi sono trattenuto. Questo era Turigio che voleva ridere. Salvatore lo ha trattenuto. In un certo senso ho continuato gentilmente a dirgli: ma parlo io di Sai Baba. E questo mi guardava e come se mi diceva. Arrivando a un certo punto lui diventa serio e mi dice: ah, proprio così, ah, tu cerchi il Signore dei Miracoli. Io lo guardo e gli dico: sì, ho capito, là. Mi fa così, io mi volto, vado via. Arrivando a un certo punto faccio: ma questo qua io sembro di conoscerlo, mio volto non c'era più, e vado dove mi ha indicato, e c'era poche persone sedute a terra e una chiesetta piccola con un portone particolare che poi si è aperto, è uscita una luce meravigliosa con una musica incredibile, è uscito lui ed era quel vecchietto. In poche parole era Sai Baba nella passata vita, era Baba di Shirde, non Baba di Puttaparte. Quindi ho visto sia Baba a Puttaparte nel mio presente, ho visto Baba di Shirdi nel suo futuro, cioè nel suo passato, e che in un certo senso, da quello che ho visto io, mi ha dato un piccolo mantra che poi io ho cantato nel mio tempietto di meditazione. Questa è stata la seconda volta che io vidi in sogno Baba. La terza volta invece mi ha chiamato nel sogno e mi ha detto: tieni, questo ti aiuterà, e mi ha materializzato facendo così uno scudo d'oro
quello che i romani mettono come testuggine per evitare le frecce, piccolissimo, e mi ha detto questo ti aiuterà in seguito. E ciò è avvenuto poi. Quindi io 3 volte ho sognato Sai Baba, altre volte invece sono stato in corpo eterico o in corpo spirituale, come vogliamo chiamarlo, insieme a lui per le strade del mondo, per le vie dell'eternità. Qualcosa di incredibile, di maestoso e di meraviglioso. Ora, venendo al discorso della reincarnazione, come fa lui a conoscere sé in una passata reincarnazione e sapere dove si reincarnerà? Non è una reincarnazione. Lui, essendo, come dice, ai livelli dell'ego, del suo io spirituale, lui sa esattamente, essendo fuori del tempo e dello spazio, nel continuo spazio-tempo, le varie incarnazioni del suo io, che sono in Baba di Shirdi, in Baba di Puttaparthi, dove lui si identifica, e in Baba di altre, diciamo così, vite che saranno nel futuro di Baba di Puttaparthi, come Baba di Shirdi è stato nel passato di Baba di Puttaparthi. Ma Baba di Puttaparthi con Baba di Shirdi e con l'altro che verrà dopo, non c'entra niente. Una sola incarnazione noi abbiamo. Io di Salvatore Paladino, lui di Ciccio Cammarata. Il nostro io fa diverse incarnazioni tutte in una volta. E si parlano di incarnazione, non di reincarnazione, perché nessuno si reincarna. E i morti non risuscitano a vita eterna, perché sono vive. Come fa uno vivo a resuscitare dalla morte? Se è vivo, se tutti siamo vivi e siamo nella dimensione dei vivi, non dei morti, qua sono i morti viventi. Qua noi abbiamo milioni di persone che sono zombie viventi, che non hanno più un'anima perché la loro anima è morta e camminano per le strade del mondo e fanno guerre, creano pestilenze, creano droga, creano malattie, creano multinazionali, creano bombe, creano petroli, bruciano tutto il pianeta, distruggono tutto quanto. Perché sono morte, sono assassine. Invece lì c'è la pace di Dio, la pace di Cristo, la pace di Buddha, del Rama, di tutti gli altri esseri che sono sui sentieri del tempo, sono vivi, non esiste la morte. Questo volevo dire, io non so come continuare un fatto del genere perché la mia emozione è talmente grande di questo tipo di informazione che mi hanno dato, che non so come esprimerle e farle capire agli altri, non so se capiranno. Il problema è che l'argomento è vasto, complesso e che purtroppo c'è molta sconoscenza e quindi il disconoscere un argomento ci porta a sbagliare. Ci tengono in questa condizione di ignoranza perché loro così ci gestiscono, comandano. È come noi plagiamo e comandiamo gli animali, ne facciamo forza lavoro e cibo. Quelli che noi chiamiamo per loro siamo animali, cioè forza lavoro e cibo. La stessa cosa che noi facciamo agli animali loro fanno su di noi. Solo che noi ci nutriamo degli animali a livello fisico, loro si nutrono del nostro io spirituale. A livello vitale. La nostra forza vitale viene risucchiata da loro. In tutti i modi. Con le guerre, con le pestilenze, col dolore, con la sofferenza, con l'orrore e facendo sacrifici umani. Quindi più morti ci sono, più loro si arricchiscono. È come noi incameriamo, per esempio, in una batteria, inseriamo la corrente elettrica e prendiamo e carichiamo la batteria. Loro caricano le loro astronavi, i loro corpi e tutto quanto con l'energia vitale nostra. Siamo soltanto animali da cortile per loro e ci tengono nell'ignoranza perché se sapessimo li distruggeremmo perché loro sono pochi. Noi siamo miliardi. Quindi noi siamo in uno stato di non vita. Realmente. Di non vita, sì. Perfetto. Con questa massima ci fermiamo qua e ci riaggiorneremo alla prossima volta. Una buona serata.